parte del proprio lavoro, arrivando ad alcune conclusioni che io rimetto alla stampa e all'opinione pubblica, non solo tarantina e pugliese, ma anche nazionale. E poi, finito questo incontro con voi, proseguiremo anche su altre materie, oltre quella che abbiamo appena trattato. Il 17 di marzo a Palagiano si è verificato un triplice omicidio e è stato versato del sangue innocente. Quel sangue innocente non può restare impunito. È stato un delitto infame, da animali, da bestie, e lo Stato non può non trovare il colpevole o i colpevoli. Noi dobbiamo fare di tutto e faremo di tutto per trovare chi ha ammazzato quell'uomo, quella donna, chi ha ammazzato quel bambino di 3 anni. Noi dobbiamo fare di tutto e l'incontro di questa mattina mi conforta sul fatto che siamo sulla strada giusta. Siamo sulla strada giusta. Il lavoro delle forze dell'ordine e dei magistrati è avviato e noi siamo convinti che anche questa volta lo Stato dimostrerà di essere più forte di chi lo contrasta, che lo Stato dimostrerà di essere più forte di chi vuole creare nei confronti dei cittadini una percezione di sfiducia. Ecco perché abbiamo voluto ancora una volta dimostrare che la squadra Stato è unita, che la squadra Stato è compatta e compattamente contrasta il crimine. Abbiamo preso alcune decisioni che sono queste. La prima, noi qui a Taranto invieremo 83 uomini. Ne avevamo comunicati già 60 nei giorni scorsi. Grazie all'aiuto dell'Arma dei Carabinieri siamo riusciti a portare l'incremento e il potenziamento della squadra qui a Taranto a 83 uomini. Abbiamo messo in campo sia i reparti operativi speciali dei Carabinieri, e cioè il ROS, che il Servizio Centrale Operativo della Polizia, cioè lo SCO. Il vertice dello SCO e il vertice dei ROS hanno proprio ieri incontrato il procuratore Cataldo Motta. Oggi hanno partecipato a questo incontro non solo il procuratore Motta, ma il procuratore Sebastio di Taranto e il procuratore generale Vignola. Insieme si sta lavorando ed insieme si sta definendo, grazie all'aiuto dei comandi provinciali delle forze dell'ordine, grazie all'aiuto e al coordinamento del prefetto di Taranto, si sta lavorando per un piano di sicurezza che non sia generico ma sia esattamente attagliato al territorio di Taranto. Abbiamo capito che la pista della droga, con questo business che è tornato in testa alla classifica dei crimini mondiali, e cioè la vicenda della droga è diventato il punto più alto della criminalità mondiale e il business più redditivo, abbiamo capito che da questa pista della droga possono derivare altri crimini, così come abbiamo capito che le scarcerazioni avvenute e le scarcerazioni che potrebbero avvenire possono determinare altri eventi o altri crimini. Ecco perché abbiamo stabilito insieme a tutta la squadra dello Stato di fare un'analisi permanente degli scarcerati e degli scarcerandi. La legge si applica, quindi se devono essere scarcerati o se possono stare in semilibertà, nessuno può impedire che ci stiano, ma al tempo stesso dobbiamo impedire che le carceri si svuotino e si riempiano i cimiteri. Questo noi lo impediremo e lo impediremo con un programma mirato a misura di Taranto di controllo del territorio.